Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Sì, mi vedete struccata, non spaventatevi. Oggi andiamo ad aprire la mystery bag di Notino che è in regalo con un acquisto da 25 euro di Makeup Revolution. Quindi un acquisto da 25 euro dà in omaggio una mystery bag del valore che dovrebbe essere sempre all'incirca sui 25 euro. Qua abbiamo il nostro pacchettino di Notino. Innanzitutto vi saluto tutti, un bacione a tutti, come state? Dai, oggi andiamo a farci un bel trucco. Nel pacchettino non ho messo solo le cosine che ho ordinato da Notino, ma anche altri prodottini che avevo da provare di Makeup Revolution, così riusciamo a farci un trucco completo. Dai, partiamo. Allora, innanzitutto vi faccio vedere il fondotinta che abbiamo. Abbiamo questo fondotinta qui, ok, della linea Glow. Questo è il Revolution Con Clear and Glow. È un fondotinta illuminante, medium full coverage con vitamina C e fiori di loto, estratti di fiori di loto. Quindi, oltre ad essere Glow, ha anche dei principi attivi al suo interno. Partiamo. E andiamo a truccarci, quindi andiamo a mettere due pump di prodotto sulla blender. Io oggi utilizzo la blender, mi va così di utilizzare la blender e andiamo a distribuirlo un po' su tutto. Ne metto ancora un pochino su tutto il viso. Ok, adesso andiamo a stenderlo semplicemente velocemente con la nostra blender. Spero che il colore sia abbastanza azzeccato per la mia carnagione, perché nonostante tutto quest'anno sono sbiancata tra virgolette meno rispetto agli altri anni, anche perché abbiamo visto sole, delle temperature un pochino più alte e quindi ovviamente sono rimasta un pochino più abbronzata del solito. Ok, questo è il finish, molto molto luminoso. Mi piace, si stende velocemente, semplicemente, effettivamente sì, ha una coprenza media, si vede, però il risultato finito e non mi dispiace affatto. Molto luminoso. Non ho comprato correttori, quindi utilizzerò questo correttore che è il mio preferito da un sacco di tempo, che è quello di Kiko, della Charming Escape. Luminous Con Clear, colorazione 01. Adesso andiamo a stenderlo con un pennellino. Ha questo effetto glow luminoso. Copre le occhiaie, ma non ha questa coprenza, proprio, diciamo, non è un full coverage, ma mi piace molto l'effetto. Di Revolution sempre abbiamo la terra, che è questa qui, Bronzer Reloaded Long Weekend, che mi ispirava tantissimo perché al suo interno ha queste particelle più luminose. Ok, andiamo a prendere un pennellino grande per fare il nostro contouring. Wow, come spolvera! Va bene, spolvera veramente troppo. Ok. Andiamo abbastanza alti a fare il nostro contouring. Ok. Cerchiamo di fare una cosa abbastanza veloce, non troppo impegnativa. Per uniformarlo meglio, io a volte ripasso la blender. Questo è un trucchetto. La blender è leggermente sporca appunto del fondotinta che avete utilizzato, ci andate a ripassare sopra e praticamente il prodotto si fonde meglio con l'incarnato. Questo. Non abbiamo un blush, ma abbiamo bensì tre blush e dobbiamo scegliere la tonalità che ci ispira di più. Vediamo un attimino. Andrei di questo. Molto carino. Sì, direi che questo. Allora, scarico un attimo il cushion, vado a prendere la mia blender.
Per quanto riguarda i blush, sono questi blush bomb praticamente, sono questi qua in pottino, liquid blush. Ah, tra l'altro sono con vitamina E, fantastico. Okay. Questi sono i tre swatches dei tre blush. Che mi dimentico, facciamo le sopracciglia con il brow glue, questo qui di NYX. Una cosa super super veloce. Poco impegnativa, non amo fare le sopracciglia né con i setter colorati né con le matite, non mi ci trovo proprio, preferisco averle al naturale, anche perché sono abbastanza folte, quindi vado soltanto a pettinarle, niente di più, in modo che tengano e rimangano, diciamo, in forma per tutta la giornata. Poi abbiamo l'illuminante, questo qui, della Goddess Glow Cream Highlighter, nella colorazione, ve l'ho detta la colorazione, a blaze. Andiamo a swatcharlo. È bello bello intenso, quindi dobbiamo andarci con calma. E vado a tamponare leggermente, a distribuirlo, ok, dove voglio che vada. Bello, mi piace molto l'effetto, è veramente luminoso, veramente iper iper luminoso, tutto naturale, vedete. Adesso passiamo ai tre prodottini che realmente ho comprato su Notino, ve li faccio vedere, per poter avere la mystery bag. Questi erano altri prodottini che avevo in casa che non vi avevo mai fatto vedere e ne ho approfittato per farvi vedere anche l'utilizzo. Tra l'altro è arrivato tutto bene imballato nella solita scatolina con anche queste bustine rosse. Questo è un primer, primer balm con acido ianuronico, ha l'applicatore incluso, Super Dewy Perfecting Putty Primer. Eccolo qui, guardate che bello, c'è solo la confezione, qualcosa di meraviglioso. Ha praticamente questa protezione e la spatolina che è il suo applicatore all'interno. Il primer si presenta così, proprio in pot. C'è ovviamente una palettina, non potevo resistere ovviamente a queste palettine. Della Revolution Pro I'm Everything. Vi faccio vedere bene le cialde, bene i colori. Ok. L'ultimo prodottino che ho preso è questo. Ok. È una combo lip gloss più lip liner. Il gloss è questo qui. E la matita invece è questa. La matita. E il gloss che è questo colorino super rosa, super bello. Riprendiamo la nostra palettina e andiamo a realizzare il nostro make-up. Allora, prendo questo borgogna qui. Mi piace molto questa tonalità di colore. Andiamo a farci una bella transizione. Picchietto un po' il colore, poi vado a lavorarmelo. Abbiamo magari un pennello più fluffy che ci permette di sfumare meglio. Lo portiamo bene verso l'esterno. Facciamo proprio un make-up semplicissimo. Andiamo a scegliere giusto uno shimmer. Prenderò lo shimmer più chiaro che è questo qui. Vado a prenderlo con il dito. Sono belli setosi. Wow, sono belli setosi gli ombretti. Andiamo a vedere la resa. Andiamo a lavorarlo leggermente con un pennello un po' piatto, in modo da definire un po' meglio il colore. Non mi sembra abbia fatto tra l'altro fallout. Prendiamo invece l'altro colore matte, un pochino più marroncino, per fare la rima inferiore. Devo dire che mi piacciono veramente i colori.
Non ho nessun mascara da farvi vedere, ma nella scatolina ho infilato il mio classico che sto utilizzando al momento, che è questo qua di Armani. Andiamo ad utilizzare questo. Vediamo cosa riesco a fare perché non sto utilizzando nessuno specchio, ma direttamente il video. Ok, vedete che effetto wow che dà le ciglia. Cioè, guardate l'altro occhio struccato e l'occhio truccato. Ok. Adesso vado a fare l'altro occhio off camera e ci rivediamo tra pochissimo. Ok. Eccomi tornato, ho fatto l'altro occhio off camera, che ne dite? Sono andata, l'unica cosa off camera, a terminare l'angolo interno dell'occhio mettendo un po' di illuminante. Come ho fatto? Sono andata direttamente dalla spugnetta per elevare un po' di prodotto e con il pennellino ho appunto intensificato l'angolo interno dell'occhio. L'unica cosa che non abbiamo ancora messo appunto è il lip gloss con la matita. Eccoli qua recuperati. Andiamo a metterci la nostra matita. Matita proprio non ve la consiglio, devo dirvi la verità. Ce l'abbiamo fatta tirare fuori un po' di colore da questa matita. Vediamo com'è il lip. Sì, mi piace molto. Forse è un po' troppo rosato per questo trucco dove io ho utilizzato appunto il borgogna, però non mi dispiace. Dobbiamo ancora spacchettare la mystery bag, ma prima di spacchettarla vi insegno un trucchettino. Su Notino ovviamente avete le spese di spedizione, che se non sbaglio sono all'incirca sui 5,99 euro. Adesso non vorrei sbagliarmi. Se voi andate a scorrere la sezione regali e offerte, troverete anche una sezione con la spedizione gratuita. Io questa volta ho trovato questa bustina, che deve essere appunto del brand Notino. Ho acquistato questa che è sui 3 euro, 3,99 euro, e mi ha permesso di avere la spedizione gratuita. È stato troppo bandango il trucco di oggi, cosa dite? Vedete, mystery bag, ok, la andiamo ad aprire e vediamo appunto la nostra mystery, i nostri prodottini che dovrebbero valere 25 euro. Ok, aperta la mystery, ci sono due prodottini nella mia mystery. Poi andrò a cercare anche sul sito i prezzi e vedremo un po' se la mystery effettivamente corrisponde ai 25 euro. Mi aspettavo magari un prodottino in più, due. Vabbè, siccome sono regalati, tanto di guadagnato. Questo rossettino è un rossettino liquido della Revolution Pro, è un Hydra Matte Liquid Lipstick con acido ialuronico e peptidi. Eccolo qui. Wow! Non so se è il mio colore perché è bello bello intenso e un po' violaceo. Il secondo prodottino è questo. Super interessante, andiamo a leggerci bene, vi leggo bene le specifiche del prodotto che sono segnalate qui. Praticamente dice Stop the Clock, Primer for Natural Radiant Skin. Wow, poi ci dice che al suo interno sono presenti collagene, antiossidanti e cocco, quindi andrà sicuramente a profumare di cocco. Io amo il cocco! Ok, dai, comunque sono contenta, due prodottini che sinceramente mi piacciono, come dico sempre, hanno anche dei buoni attivi all'interno. Devo dire che mi è piaciuto veramente tutto, non posso dirvi. L'unica cosa che vi direi di no è sul kit. Mi piace molto il lucidalabbra, ma la matita sinceramente no, è un no proprio assoluto. Però ho tutto, dalla terra al blush all'illuminante, si è fuso proprio tutto bene insieme. Sono contentissima di aver messo questi prodottini nuovi nella mia makeup station. Quindi vi faccio un breve riepilogo di quello che ho acquistato e quello che abbiamo trovato nella mystery. Allora, abbiamo acquistato la palettina, il primer, il kit labbra,
per 25 euro. In più questa bustina da 3 euro per ottenere la spedizione gratuita, ok? E abbiamo ricevuto una mystery che dovrebbe essere del valore di 25 euro con all'interno due prodotti che sono il primer, questo qui della XX Skin, e il rossetto liquido matte, questo della Revolution Pro. E questo è stato tutto per il video di oggi. Io vi ricordo di iscrivervi, di attivare la campanella per non perdervi tutte le notifiche e quindi tutti i contenuti nuovi che arriveranno. Lascio e vi do il mio solito mega bacione. Mua! Alla prossima, ciao ciao!